Vediamo, collegato da Londra, Alessandro Allocca, e a cui do il ben trovato e grazie per la disponibilità come sempre ad Alessandro, collaboratore di Repubblica tra gli altri da Londra. Eccoti qua Alessandro, ben trovato. Dove ti trovi innanzitutto? E nel cuore di Londra, alle mie spalle c'è Tower Bridge, simbolo storico della capitale inglese, ma più che altro è un ponte che fisicamente rappresenta quel collegamento alla City, dove girano i soldi, è una delle capitali del business, visto che sarà uno degli argomenti che andremo a trattare in questo collegamento. Non mi pare, a giudicare dal tuo abbigliamento, comunque insomma importante che faccia un freddo, diciamo, polare come quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni, quanto meno qui nel nord Italia. Confermi? Sì, confermo, in effetti c'è quasi uno stravolgimento delle temperature. Ho visto che oggi sta nevicando, non lo so, lì a Milano, qui sì. In realtà viaggiamo sui 7 gradi, 8 gradi, temperature, chiamiamole mitiche per il periodo, purtroppo dettate dai cambiamenti climatici. Eh sì, è uno stravolgimento in effetti, quei 7-8 gradi oggi insomma più o meno li rimpiangiamo un po' qui nel nord Italia. Milano in effetti sta nevicando. Concentriamoci allora su quella parte che hai anche anticipato, insomma parliamo di business, poi andiamo anche a vedere cosa succede nel Regno Unito sul fronte Omicron e che cosa ha in mente Boris Johnson. Però effettivamente insomma una delle notizie di oggi, uno degli approfondimenti che tu stesso insomma riporti anche su LondraItalia.com, è che Londra assieme al Regno Unito è prima in Europa per raccolta di fondi per gli investimenti in campo tecnologico e l'Italia con Milano si posiziona al 13° posto, quindi diciamo che su questo fronte Londra vola e rappresenta insomma una delle 5 capitali tecnologiche d'Europa assieme a Berlino, Stoccolma, Monaco e Parigi. Insomma Regno Unito e Londra li definisci una vera e propria calamita in questo tipo di investimenti. Raccontaci di più, Alessandro. Sì, ti ho voluto evidenziare questo argomento, questo topic, perché ovviamente nel corso degli ultimi 2-3 anni tra Brexit e pandemia sono tantissime, in particolar modo la pandemia, ovviamente sono tantissimi territori che hanno subito dal punto di vista economico delle perdite notevoli, e in più il Regno Unito, Londra, aveva la questione Brexit che, come ben risaputo, ha un po' stravolto gli equilibri sociali, economici, politici dell'intero paese. Però invece vediamo a conti fatti, dati alla mano, che Londra continua ad essere una calamita, un po' come l'ho definita in questo articolo, per quanto riguarda i fondi destinati al mondo high tech. Ovviamente nulla messo in paragone alla Silicon Valley, a San Francisco, che rimane comunque il cuore pulsante di tutto ciò che ha a che vedere con l'evoluzione tecnologica a livello globale. Però se invece vediamo il secondo polo attrattivo, ecco che compare Londra e il Regno Unito. Così già da qualche anno, da più di 5 anni, tant'è che già nel 2017 Londra e il Regno Unito in generale avevano catturato il 47% degli investimenti in campo tecnologico a livello europeo e sono arrivati addirittura al 54% in questi primi 9 mesi del 2021, con un forte distacco dal secondo territorio più invitante a livello europeo, che rimane la Germania. Ci aggiungerei anche l'Irlanda, come sappiamo c'è stata una tassazione molto particolare nel corso dei decenni passati che ha permesso a tantissime grandi compagnie, grandi aziende come Google, come Facebook, di aprire proprio lì il quartier generale a livello europeo, come dicevo, agevolati da una tassazione voluta dal governo. Però l'Irlanda ha perso il 5% di investimenti a favore della Svizzera, questa sorpresa della Svizzera che come sempre sappiamo che giocava, detto tra virgolette, sul discorso dei movimenti bancari, però nel corso dell'ultimo anno, degli ultimi 2 anni, sta spingendo tantissimo l'acceleratore proprio sul campo tecnologico. Però ecco, ritornando sulla città, a mettere gli occhi sulla città che mi sta ospitando e che vedete nel collegamento a Tower Bridge, rimane e continua ad essere il polo attrattivo numero uno dopo la Silicon Valley a livello mondiale e primo in Europa per quanto riguarda gli investimenti high tech. Segno positivo che Londra, pandemia e Brexit
non scalfiscono minimamente l'appealing che ha storicamente questa città. Anche perché, se non ho capito male, si tratta comunque di quasi, insomma, 100 miliardi, leggo 75 miliardi per esattezza, di dollari di capitale investiti nelle società tecnologiche con sede nei propri confini. Quindi, insomma, c'è voglia di investire su se stessi. Sì, assolutamente. Infatti io parlavo di Londra, però c'è anche Liverpool, Manchester, Bristol, che sono tutte comunque realtà che stanno spingendo proprio sulla questione tecnologica, agevolati anche da un governo che sta potenziando tantissimo le reti tecnologiche, la rete 5G, la fibra, proprio per permettere a queste piccole realtà, start-up, che nel corso degli ultimi anni sono diventate delle piccole e medie aziende, di prosperare sempre di più, non solo all'interno dei confini nazionali, ma anche di affacciarsi sui mercati esteri, europei e internazionali. Il governo, che è chiamato anche però a dover monitorare con attenzione quello che accade sul fronte del variante Omicron e in generale dell'emergenza pandemica. Regia, passiamo pure anche al secondo titolo, perché i contagi nel Regno Unito aumentano da variante Omicron. Queste almeno sono notizie che ci sono pervenute anche qui in Italia e noi, insomma, anzi Alessandro, tu stesso più di un'occasione ci hai ricordato qual è stato l'approccio del Regno Unito nei confronti del contagio e di come sia effettivamente diverso anche a livello comunicativo. Certo è che, da quello che sembra, Boris Johnson stia considerando, prima quando eravamo offline me lo hai definito un piano B, insomma, cos'è che sta accadendo lì da voi per quanto riguarda la variante Omicron? Sì, Downing Street sta pensando proprio a un piano B che sembrerebbe quasi abbastanza leggero se messo a paragone con quello che l'Italia ha vissuto, con quello che voi avete vissuto nel corso dell'ultimo anno. Parliamo del lockdown, delle misure restrittive e fino a giungere al Super Green Pass. Quindi il piano B prevede un obbligo di indossare le mascherine in qualsiasi luogo, non solo nei luoghi pubblici al chiuso o sui mezzi di trasporto, ma anche all'esterno, e poi prevede un ritorno del lavoro a casa dove questo ovviamente sia possibile, quindi invitare le aziende a lasciare i propri dipendenti a casa. Questo è l'eventuale piano B che vorrebbe mettere in pratica Downing Street se i contagi da Omicron, ma più in generale i contagi da Covid, tenderanno ad aumentare, perché comunque già nei giorni passati gli esperti parlavano che il virus, o meglio questa nuova variante, si sta diffondendo, ma già da giorni, già da settimane. Si è giunti adesso a fare un'analisi maggiore, più dettagliata, semplicemente perché c'è una maggiore attenzione nel sequenziare, nel monitorare questo tipo di variante. Ma in realtà è già da settimane che gira all'interno dei confini del Regno Unito. Cosa sta facendo Boris Johnson, il governo di Boris Johnson? Mettere in pratica step by step delle piccole misure restrittive. Martedì è partita quella del doppio tampone per tutti coloro che vogliono entrare da qualsiasi paese del mondo nel Regno Unito, quindi un primo tampone prima di partire entro 48 ore e un secondo tampone da effettuare entro 48 ore dall'arrivo, con l'autoisolamento, con la modalità di rimanere in self-isolation, in auto-isolamento, nell'attesa del risultato. È ovvio che da una parte si tende a tenere a bada la curva pandemica, dall'altra si blocca l'industria del turismo sia dal Regno Unito verso l'estero che dall'estero verso il Regno Unito, calcolando che comunque il Natale è ben risaputo, è un periodo macchina da soldi per qualsiasi azienda. Ricordiamo ancora una volta, Alessandro, con il tuo aiuto, la situazione nel Regno Unito qual è? Molto semplicemente non c'è alcun tipo di restrizione, insomma, la mascherina, partendo da qui, puoi anche non indossarla al chiuso, corretto? No, su questo no, ti devo solo correggere, nel okay. senso le restrizioni no. Ci sono, ma sono, come ti dicevo prima, estremamente leggere se messa a paragone all'Italia. Quindi ad oggi c'è l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e sui mezzi di trasporto. E poi questa restrizione, che però riguarda più chi giunge dal Regno Unito, non all'interno del Regno Unito. Però ecco, di fatto devo ammettere che
come ci dicevamo, sono delle restrizioni abbastanza blande, però ad oggi è questa l'unica restrizione, non c'è obbligo di lavorare da casa, qualora questo fosse possibile, non c'è un reale obbligo del rispetto del distanziamento sociale e quindi anche di una sorta di numero chiuso per ristoranti, bar, caffetterie, pub soprattutto. Ok, grazie per la correzione che effettivamente tu avevi già anticipato, ma insomma mi ero un attimo evidentemente distratto. Tornando invece alla... perché qui in Italia, Alessandro, si sta parlando tantissimo, o meglio, si sta rimettendo nuovamente, diciamo, si sta puntando il dito nuovamente su contro o verso la comunicazione che è stata un po'... si dice insomma nei talk show e non soltanto confusa, nel senso che ci sono un sacco di virologi, no? Insomma alla fine siamo sempre lì che dicono una cosa, dicono un'altra e poi c'è la giornalista che è contro il vaccino, il giornalista invece a favore e quindi si genera un po' un potenziale confusione. Io ho una mia idea ma me la tengo per me perché non voglio parlare di questo, vorrei capire invece nel Regno Unito l'approccio quale sia, se non ho capito male, anche qui correggimi se sbaglio, è diventato insomma parte delle notizie, ma che non per forza occupano sempre solo i titoloni dei giornali e gli argomenti dei talk. Allora, dico, mi faccio tuo il pensiero, tu non l'hai detto ma te lo dico io, il terrorismo sì. mediatico che sì. c'è e vedo in Italia qui assolutamente non c'è. E, diciamo, tutta quella soap opera, io l'ho definita anche in precedenti collegamenti sempre con te Giacomo, la soap opera che si sta creando e che si è creata nel corso dell'ultimo anno attorno alla questione Covid sul piccolo schermo italiano, qui non si vede. E in un certo senso c'è un ambito positivo, cioè una questione positiva in questo, perché le persone non sono confuse. Seguono esattamente ciò che gli viene detto dal governo, se poi il governo mette in campo restrizioni più o meno restringenti, questa è un'altra questione, però quello che è certo è che qui ogni giorno nel pomeriggio verso le 4 o le 5 viene fatto un briefing in televisione sulla BBC, ma in generale mandato su tutti i principali canali, in cui o il primo ministro o il ministro o altre persone per conto di Downing Street aggiornano sulla situazione, ci sono i medici del comitato tecnico scientifico, punto, chiusa la pratica. Non ci sono trasmissioni di approfondimento che si trasformano, come dicevo prima, in circhi mediatici, non ci sono virologi che vengono ospitati fuori da coloro che rappresentano il tecnico, che rappresentano il comitato tecnico scientifico, ci sono ovviamente degli esperti, ma che vengono chiamati con molta cautela da parte di BBC, ITV, Channel 4, i principali canali televisivi, a rispondere alle domande che giungono dal pubblico. Però non c'è una sorta di schieramento di no vax, a favore del vax, no covid, sì covid, dove ovviamente anche, lo vedo in Italia, c'è lo schieramento da parte dei conduttori. Fortunatamente no, perché almeno questa confusione di cui tu parlavi qui non c'è. E forse aggiungo, nel Regno Unito c'è anche un'abitudine diversa a livello comunicativo, a livello di informazione cartacea, adesso mi rivolgo proprio ai quotidiani e anche alle versioni online. Cioè, insomma, quello che voglio dire è che nel Regno Unito i tabloid sono all'ordine del giorno, sono abituati a mettere i titoloni qualunque sia la notizia, insomma, non per forza il Covid. Io ricordo ancora quando c'erano i giornali che aprivano sui tradimenti della compagna di Ashley Cole ed era un monologo praticamente su questo fronte. Non ricordo come si chiamasse l'ex compagna, però aveva il suo cognome perché credo che fossero sposati. Per cui c'è una abitudine diversa a gridare, insomma, non dico al lupo, ma a gridare una certa notizia e a raccontarla in quel modo. Insomma, qui ci siamo trovati probabilmente con il Covid. Prima non c'era questo tipo di cultura e ci si sta adattando ovviamente anche con non senza un minimo di confusione. Non so se sei d'accordo su questo così. Sì, condivido, nel senso che comunque fanno anche un ragionamento, diciamo, di pura vendita, visto certo. che parlavamo di quotidiani, che se ogni giorno dovessero parlare di Covid, a meno che non ci sia ovviamente la breaking news,
diventerebbe anche stancante, un termine che viene utilizzato qui è boring, quindi noioso, e quindi anche loro devono trovare titoli tirando in mezzo la famiglia reale. Poi nel corso dell'ultimo anno, purtroppo, tra la scomparsa del principe Filippo, gli acciacchi della regina, le storie tra i figli William e Harry, Kate e Meghan, ovviamente le notizie non è che non sono mancate. Poi anche Boris Johnson ci mette del suo con delle sue uscite abbastanza folcloristiche, però ecco, diciamo, le notizie non mancano e servono anche a diversificare i titoli, uno per alleggerire la situazione, ma due perché, come ti dicevo prima, il rischio è che si diventa troppo noiosi anche agli occhi del lettore, del telespettatore, e il rischio è che si perda attenzione, perdano lettori e perdano audience. Senti, prima di salutarci, io mi sono imbattuto su questa notizia che è di qualche giorno fa, sempre su Repubblica, e praticamente un tuo collega scrive che il panettone ha conquistato Londra, un boom di consumi. Enrico Franceschini, boom di consumo nel Regno Unito, le vendite del dolce italiano sono aumentate del 60% dei maggiori supermercati del paese, già spopolano le imitazioni. Ti chiedo se te lo aspettavi questo boom particolare, insomma, in un paese dove anche forse con un po' di stereotipi non è esattamente ai primi posti per quanto riguarda la cultura, la tradizione enogastronomica, anche per motivi, insomma, meteorologici, voglio dire, anche di territorio. Però questa è, diciamo, la verità che percepiamo noi qui in Italia. Ti sorprende questo boom? No, è giustissima, la tua analisi, non mi sorprende, era questione di tempo. Infatti il panettone, il Pandoro, ha preso il posto nel cuore degli inglesi del Christmas pudding, che per quanto sia una tradizione, in realtà è un mattone difficilissimo da digerire, fatto di uvetta, canditi, burro, strutto, farina, uova, melassa, e come puoi immaginare non si batte in confronto a un soffice panettone, anche se magari non giunge quello super artigianale fatto dalle migliori pasticcerie di Milano, però la qualità dei panettoni che girano qui nei supermercati o nei negozi di delicatezze è abbastanza elevata. Però in generale, ecco, il panettone va a rappresentare il picco di un boom dedicato alla cucina italiana, che nel corso degli ultimi anni ha preso il sopravvento, tant'è che sono tantissime le statistiche ufficiali portate avanti dai quotidiani inglesi che confermano che il primo amore culinario degli inglesi e degli stranieri in generale che vivono nel Regno Unito riguarda proprio la cucina italiana, e di questo ne siamo felici. Mamma mia, Britons make a meal out of Betty Panettone, questo è il titolo riportato sempre da Repubblica e dal collega di Alessandro Enrico Franceschini. The Christmas confection is selling like hotcakes, but not all Italians are convinced by our latest variations, perché, come detto, insomma, è anticipato, ci sono anche diverse varianti, forse un'espressione oramai fin troppo abusata, quindi diversi dolci abbastanza simili che tendono a imitare appunto il panettone. Alessandro, grazie per essere stato qui con noi, buon proseguimento e alla prossima. Ciao Alessandro.